In collegamento telefonico il collega Alessandro De Virgilio. Buongiorno. Buongiorno Martino. Allora, buongiorno Alessandro. Iniziamo il nostro lunedì parlando del trambusto regionali in Calabria. Uso questo termine perché in altro modo non possiamo assolutamente spiegare quello che sta avvenendo nella nostra regione. Addirittura il centrodestra, che sembrava così tanto compatto anche sulla scelta del candidato premier e aveva soltanto dato qualche avvisaglia, e invece quello che si è spaccato di più sul nome del proprio candidato premier. Sì, Martino, io credo che alla base di tutto, all'origine di tutto, forse ci sia una fuga in avanti da parte del candidato di Forza Italia, che è Mario Ciuto, persona sicuramente di grandissimo valore, di prestigio, sindaco di una città importante, però probabilmente il fatto che sia partito molto molto presto, ancora non abbiamo neanche la data delle elezioni, giusto per fare una Certo. considerazione, lo abbia probabilmente penalizzato in quanto questo ha irritato i suoi potenziali alleati. Infatti, addirittura Salvini ha chiesto il nuovo, cioè vuole un candidato di superamento, quasi uno sconosciuto, per così dire, un nuovo della politica e non più pluriprocessati, ha detto, quindi ha utilizzato anche un termine forte. Sì, per la verità Occiuto non è Ma pluriprocessato, ha infatti. qualche avviso di garanzia. L'avviso di garanzia, questo naturalmente vale per Occiuto, ma varrebbe per chiunque, non è una condanna. Sicuramente sull'attività di un politico sono ipoteche pesanti, su questo non c'è dubbio, perché la politica dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto. Però io ritengo che il vero nodo sia quello di cui parlavamo prima, cioè il fatto che questa candidatura sia stata proposta, quasi imposta, nella percezione della Lega, soprattutto con largo anticipo rispetto a quelle che erano le dinamiche della coalizione. E anche il centro-sinistra però non è che navighi in buone acque, no? Noi stiamo leggendo ormai da giorni addirittura questo tentativo di ricompattare tutti sul nome di Oliverio, e addirittura anche qui Oliverio pensa ad un'alleanza, potrebbe addirittura lanciarsi in un'alleanza con i renziani. Io ho detto che sarebbe storica, visto che i renziani calabresi hanno dato tanti problemi ad Oliverio. Sì, in effetti è una possibilità tutta da verificare. Ricordiamo che l'onorevole senatore Ernesto Magorno, che era ancora nel Partito Democratico, ma esponente di punta dei renziani in Calabria, fu il primo a bocciare l'ipotesi di una riproposizione di Oliverio, per giunta ipotizzando quell'asse con i 5 Stelle che si stava in quel momento cementando a Roma. Ecco, tu come vedi per esempio una figura come quella di Pippo Callipo? Ma guarda, io Pippo Callipo lo conosco come imprenditore, un imprenditore di grande successo, è una persona, diciamo, senza macchie, stimato e ben voluto anche dai suoi stessi lavoratori. Conosco la sua azienda, me ne sono occupato anche da un punto di vista professionale. Sì. Sicuramente è una figura sulla quale non ci dovrebbero essere grandi frizioni, però sappiamo anche che le dinamiche, la logica della politica passa per altri canali, per altre strade. È un nome sicuramente spendibile, bisognerà capire se ci sarà su questa figura una convergenza da parte dei 5 Stelle e del PD. È una appunto delle ipotesi che si fanno, però consideriamo, è ancora tutto in alto mare, ancora non si conosce la data del voto, quindi questa Infatti, è un'ipoteca pesante. un'ipoteca pesante, e comunque giusto per i nomi che si fanno, chiedo anche a te, Tanzi, secondo te alla fine ce la farà ad andare avanti per la sua strada?
Ma guarda, la candidatura di Tanzi per il momento è, diciamo, è una corsa a sé, una corsa solitaria. Io non so se in questo suo percorso riuscirà ad aggregare intorno a sé una coalizione dei consensi. Allo stato attuale delle cose è una proposta legittima, giusta. Tanzi si è distinto come dirigente della protezione civile, insomma. Ha fatto delle cose, ha tentato anche di riorganizzare il settore. Questo ovviamente non significa che poi alla fine uno sia capace di governare una regione, ma questo ovviamente vale per chiunque, non solo no, per ci mancherebbe. Al momento la sua è una candidatura, una corsa a sé, vedremo nei prossimi giorni, perché ormai dovrebbe trattarsi di giorni, insomma, nella peggiore delle ipotesi voteremo a gennaio, o nella migliore a seconda dei punti di vista, quindi presto o tardi i partiti dovranno arrivare al dunque. Dovranno arrivare al dunque. Ecco, noi siamo in chiusura della nostra telefonica. Noi ogni giorno dobbiamo dare i fatti, dobbiamo attenerci alle notizie. Però, qual è la tua opinione, proprio anche da cittadino calabrese, su tutto quello che sta avvenendo proprio nel quadro politico della nostra regione? Ma c'è una, il mio punto di vista è quello di chi vede una grande confusione alla luce degli elementi che dicevamo prima. I partiti sono ancora disorientati perché non hanno una linea, non hanno una strategia, ma del resto anche a livello nazionale si gioca su un piano di grande confusione. Chi fino a qualche mese fa nessuno di noi avrebbe mai ipotizzato che 5 Stelle e Partito Democratico facessero un governo assieme, insomma. No? L'avevo sorpresa, un infatti. Un po' come dire mettere assieme il diavolo e l'acqua santa, erano agli antipodi, quindi la politica ci abitua a questi scatti repentini, per cui è del tutto evidente che con l'approssimarsi della data del voto, prima o poi si voterà, in Calabria dovranno arrivare, insomma, ad una determinazione. Al momento i partiti sembrano disorientati, però ripeto, sarà questione di giorni e di settimane al massimo, prima o poi dovranno prendere delle decisioni. Certo.